Ciao e benvenuti a Sale, Pepe e Sicurezza. In questa puntata parleremo di carne. La carne è un alimento ricco di proteine di alto valore biologico e ricco di sali minerali come ferro, zinco, potassio e magnesio. Ha un contenuto di acqua variabile che va dal 50 all'80% e inoltre contiene vitamine e grassi. Grassi prevalentemente saturi, monoinsaturi e pochi grassi poliinsaturi. Le vitamine in particolare sono contenute in quantità maggiori nelle frattaglie, soprattutto in organi come il fegato e il rene, che però contengono anche alti valori di grassi e colesterolo. Quelle più presenti sono le vitamine del gruppo B, in particolare la vitamina B12. I valori nutrizionali della carne però variano a seconda della specie, della razza, del sesso, dell'età, della tipologia di allevamento e del taglio di carne. È bene dunque acquistare le carni tenendo in considerazione non solo il prezzo, ma anche e soprattutto il valore nutrizionale e le nostre esigenze in questo senso. Per conoscere e approfondire meglio i valori nutrizionali delle varie tipologie di carne, possiamo consultare le tabelle di composizione degli alimenti messe a disposizione dal Centro di Ricerca Nazionale per gli Alimenti e la Nutrizione. La normativa europea distingue le tipologie di carne in base alla specie. Tuttavia, per semplicità e per aiutarci a scegliere in base al valore nutrizionale, ci conviene distinguere in carni bianche, come per esempio l'agnello, il pollo, il tacchino o il coniglio. Queste carni hanno meno mioglobina delle altre, caratteristica che conferisce un colore più chiaro. La mioglobina è la proteina del sangue che trasporta l'ossigeno ai muscoli. Il valore nutritivo è simile a quello delle carni rosse, ma sono carni più magre, soprattutto se prive della pelle. La carne di tacchino in particolare è ricchissima di ferro, quella del pollo è povera di grassi e calorie, mentre la carne di coniglio è povera di colesterolo e facilmente digeribile. Carni rosse di bovino ed equino. Le carni rosse sono caratterizzate in modo particolare dall'essere ricche di sali minerali, tra cui lo zinco e il selenio. Lo zinco, in particolare, è coinvolto nello sviluppo e nell'efficienza del sistema immunitario. Soprattutto la carne bovina è ricca di ferro organico, un elemento facilmente assimilabile dal nostro organismo. La carne equina, invece, è particolarmente ricca di vitamina D e ha un contenuto di ferro molto alto. Carni rosate, come quelle di maiale, ma anche quelle di vitello, oggi, nel rispetto della normativa sul benessere animale, il vitello viene allevato in gruppo e molto spesso alimentato con una dieta arricchita con fieno e altri nutrienti. Per cui la carne di vitello non è più bianca come un tempo, quando l'animale veniva allevato per mesi solo con latte. Carni nere, come quella di cinghiale, lepre, capriolo e altra selvaggina, sono caratterizzate da una carne compatta e scura, ricca di tessuto connettivo. È una tipologia di carne che per le sue caratteristiche è difficilmente digeribile. Per condurre una dieta equilibrata, sarebbe opportuno variare ed alternare il consumo di carni nere, carni rosse, carni bianche e carni rosate, però privilegiando le carni magre e le cotture che non alterano le loro caratteristiche. Sulla carne vengono svolti numerosissimi controlli sia da parte del produttore che da parte dell'autorità sanitaria competente lungo
tutta la filiera di produzione. I controlli iniziano sugli animali in allevamento per poi completarsi sui prodotti che troviamo nei vari punti vendita. Nelle fasi di allevamento, trasporto e macellazione, i controlli pubblici sono orientati prima di tutto a valutare il benessere animale, ovvero garantire che gli animali siano in condizioni igienico-sanitarie e ambientali per cui non siano sottoposti a stress o sofferenze. Ad esempio, verificare che nelle stalle le dimensioni dei box o delle cuccette siano a norma, oppure verificare che nei mangimi non ci siano residui di contaminanti ambientali, come metalli pesanti, policlorobifenili, idrocarburi policiclici aromatici o diossine. Al macello il veterinario valuta lo stato sanitario degli animali che arrivano, inoltre valuta che non ci siano residui di farmaci nocivi per la salute del consumatore. L'ispezione riguarda scrupolosamente tessuti e organi. L'autorità sanitaria competente svolge poi dei controlli anche durante lo stoccaggio, durante il trasporto e la vendita della carne. Subito dopo la macellazione e prima di essere venduta è necessario che la carne venga sottoposta a frollatura in condizioni di refrigerazione profonda, ovvero a temperature che vanno da meno 1 a 2 gradi centigradi. La frollatura è un processo che scinde le proteine, i lipidi e i carboidrati, rendendo le carni più succose e più tenere. Viene svolta ad opera di enzimi endogeni, ovvero degli enzimi propri dell'organismo animale, e si distingue dalla putrefazione, che invece è un processo in cui gli enzimi che intervengono sono prodotti da batteri, lieviti o muffe. La carne può essere veicolo di diversi microrganismi patogeni che possono arrivarvi in diversi modi. Per esempio con il contenuto intestinale degli animali, salmonella, quindi campylobacter e escherichia coli, ma anche dalla cute degli animali macellati, Staphylococcus aureus e Listeria monocytogenes, per scarsa igiene di chi manipola l'alimento e per scarsa igiene degli ambienti di lavorazione, ma anche dalle condizioni di portatore asintomatico di alcune specie animali. Ad esempio, salmonella e campylobacter sono microrganismi più frequenti in pollame e suini, Escherichia coli nei bovini e Staphylococcus aureus nella cotenna dei suini. Questi pericoli si possono prevenire adottando una idonea conservazione, delle buone prassi igieniche durante la manipolazione ed una cottura adeguata. La carne può essere venduta fresca al taglio e quindi preparata al momento dal macellaio su richiesta del cliente, oppure può essere esposta in confezioni trasparenti preparate dal produttore. Ma può essere anche venduta come prodotti a base di carne, tra i quali abbiamo i salumi e gli insaccati e tanti altri prodotti composti da carne e altri ingredienti, come per esempio gli spiedini, i panini, la pasta farcita oppure le lasagne. La carne è considerata fresca quando non ha subito alcun trattamento. Non sono considerati trattamenti l'uso del freddo, come la refrigerazione, la surgelazione o la congelazione, ma anche il confezionamento sottovuoto o in atmosfera protettiva. Non sono carni fresche quelle che a causa del trattamento che hanno subito hanno perso le caratteristiche della carne alla superficie di taglio. Quindi, per esempio, le carni macinate e le preparazioni a base di carne, ma anche le carni che sono state sottoposte a trattamenti come salatura, affumicatura, cottura, marinatura, sottrazione d'acqua e stagionatura.
Quando acquistiamo della carne è bene prestare molta attenzione alle condizioni in cui si trova il prodotto. Se confezionato, osserviamo come è stato disposto nel banco frigo, controlliamo che la confezione sia stata sottoposta sotto la linea di carico e che effettivamente sia refrigerato. In generale controlliamo le caratteristiche esteriori ed organolettiche del prodotto, come per esempio il colore e, quando possibile, la consistenza e l'odore. Un pezzo di carne fresca, troppo secco o dal colore troppo scuro o con cattivo odore, è indice di cattiva conservazione. Facciamo attenzione poi alle informazioni che troviamo in etichetta, dove troveremo per esempio la denominazione dell'alimento, gli ingredienti, la quantità netta, il nome e la sede del produttore, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza per prodotti molto deperibili, informazioni relative al paese di nascita o dell'animale, al paese di allevamento, oltre che il luogo di macellazione e sezionamento. Nel caso invece di carne sfusa venduta al taglio dal macellaio oppure al banco macelleria del supermercato, le informazioni per il consumatore seguono le modalità previste per i prodotti sfusi e devono essere riportate per iscritto, per esempio attraverso dei cartelli. Tutti i punti vendita inoltre devono conservare i documenti con le informazioni relative alla provenienza delle carni. Per quanto riguarda i salumi, ce ne sono di tantissime tipologie, che possono derivare da carni a pezzi interi o macinate, cotti o stagionati, sottoposti a diversi metodi di conservazione, anche combinati tra loro, come per esempio la salatura, la speziatura, l'essiccatura, la affumicatura, la stagionatura o la cottura. La maggioranza dei salumi viene prodotta con carni suine, ma alcuni possono essere prodotti anche con altri animali, per esempio i bovini, gli animali da cortile o la selvaggina. Al momento dell'acquisto, anche per questi prodotti, è importante osservare le caratteristiche come il colore, la consistenza e l'odore. Evitiamo quindi affettati che sappiano di rancido e scartiamo prodotti che presentino delle muffe dal colorito troppo tendente al marrone o comunque prodotti che presentino dei fori. Una sana alimentazione prevede il consumo di 1 o 2 porzioni di carne la settimana. Una di queste porzioni può essere costituita dai salumi. La porzione consigliata di affettato e carne trasformata è pari a circa 50 grammi, che corrispondono a 3 o 4 fette di prosciutto, 5 o 6 fette di salame o 2 fette di mortadella. È meglio preferire il consumo di salumi magri come lo speck e la bresaola e limitare invece il consumo di insaccati come salsicce, wurstel, salame o mortadella, che sono più ricchi in grassi. Un consiglio per tutti è quello di moderare il consumo di salumi sia per il loro contenuto di grassi che per il contenuto di sale. Inoltre, un consumo eccessivo di carne rossa è stato dimostrato che aumenta la probabilità di sviluppare alcuni tumori. L'aumento del rischio è però proporzionale alla quantità e alla frequenza dei consumi, per cui gli esperti sono concordi nel dire che il consumo di carne rossa 1 o 2 volte alla settimana va bene, perché ci apporta degli importanti nutrienti come la vitamina B12 e il ferro. Però le carni rosse lavorate andrebbero consumate solo saltuariamente. Un altro rischio al quale il consumatore è esposto con il consumo dei prodotti di salumeria
è la formazione di nitrosamine o la formazione di ammine biogene. Le nitrosamine sono dei composti organici che si formano dalla reazione dei nitriti con l'azoto amminico in ambiente acido. L'azoto amminico presente nelle strutture proteiche delle carni. Il problema si verifica perché vi è la presenza di nitrato come componente naturale degli alimenti, che già a livello della bocca si trasforma in nitrito per azione delle ghiandole salivari, e all'uso di nitrito quale conservante alimentare. Le ammine biogene, come per esempio l'istamina, la putrescina e la tiramina, possono accumularsi in prodotti come il salame e causare problemi di intossicazione nell'uomo. L'intossicazione si manifesta come con fenomeni allergo-anafilattici e quindi come arrossamenti ed eruzioni cutanee piuttosto che forti emicranie e alterazioni della frequenza cardiaca. Per evitare questo rischio è necessario rispettare le indicazioni riportate in etichetta e quindi rispettare i tempi e le modalità di conservazione del prodotto. La carne è responsabile del 9% delle allergie alimentari. Alcuni soggetti con spiccata allergia all'uovo potrebbero avere una reazione crociata con la carne di pollo, e altri soggetti invece con una spiccata allergia al latte potrebbero avere una reazione crociata con il consumo di carne bovina. Inoltre il lattosio in alcune preparazioni a base di carne potrebbe essere aggiunto come additivo al fine di conferire una maggior morbidezza del prodotto. L'aggiunta di latte in polvere nella produzione di alcuni insaccati facilita l'assorbimento dell'umidità della carne, rendendola più compatta ed apparentemente più stagionata, non la fa calare di peso, accelera il disseccamento e dà un gusto più delicato. In particolare, le proteine del latte hanno proprietà emulsionanti eleganti. Anche le proteine dell'uovo, in particolare l'ovo albumina, hanno un elevato potere legante e quindi sono molto utilizzate nell'industria per alcuni prodotti come per esempio hamburger o polpette. Oltre all'aggiunta per scopi tecnologici, la presenza di queste sostanze potrebbe derivare anche da una contaminazione accidentale. Infatti, in fase di produzione sono possibili cross contaminazioni che possono comportare l'inquinamento di un prodotto. Ad esempio, l'utilizzo della stessa catena di lavorazione per più tipologie di preparazioni può comportare un rischio. È necessario quindi che i soggetti sensibili prestino particolare attenzione alle etichette.